ciabatte per l'uomo del vero sex appeal. Uomini, uomini senza dignità, uomini senza più cinture di castità, uomini malati di vulnerabilità, dovete rinforzarvi, dovete a me affidarvi. Uomini ignominiosi, uomini ignomi, dovete insuperbirvi, ingigantire le vostre potenzialità per poter ambire a essere un uomo di estrema beltà. Uomini che mangiate soltanto le albicocche, uomini o donne che desiderate un big black cock. In passato mi chiamarono cocchino, dovrebbero chiamarmi coglione, no, coccone. Io spargo la benedizione a questo popolo gregge di pecore, ammansite, troppo addolcite e assuefattesi a una vita a pecora. Io, al massimo grado e non a 90 gradi, io, incarnazione dell'essere maledetto, propago il benedirvi in quanto io vi renderò benedetti grazie al maledirvi. Damo di, che sto a di, ma di mio. Il fascino dell'uomo che non deve chiedere mai, e invece chiede come. Sì, mi recherò in un bar, osserverò in maniera oculata, guarderò quello che è attorno a me, ci sarà, e gli altri guarderanno me. E io, per farli ridere, canterò, fumandomi anche una sigaretta. Seduto in quel caffè, io aspettavo un tè, o forse un bel tè. È bel tempo oggi, sì. Ieri piove, ha piovuto, pioverà ancora, sì. Ma non può piovere per sempre. Così, disse ipse dixit Brandon Lee nel Corvo. Quindi, devi sapere che ci sono, poi lo sono quasi tutti, gli uomini lupo. Sì. Voi vedete questi uomini che vi sembrano normali, di notte s'allupano con le lupe, c'è tutto un allupamento. Ora, dicevo, per dirla in meridionale, un arrapamento. Allora, sono uomo dal grande portamento, dallo sfuggente mento e dalla grandissima mente. Sono un uomo che può essere un cane, bomboniere, un gatto, perché io sgattaio, comunque anche io mallupo. In passato fui di Elephant Man. Il mio naso è quasi più lungo di questa proboscide, ma questo di più. Quindi, uomini, lo so, sono un clown. È sempre stato così e sempre sarà. Così sia scritto e così sia fatto. Questo è il clown Pennywise, mette paura. Però è nano, è mignon. Abbiamo detto che ci sono le mignotte che vanno con gli uomini, che sembrano normali, ma lupandosi viene appurato che non sono uomini puri, non si danno agli atti impuri, ma si danno ad atti sessuali, e quindi con queste bagasce, quindi sono dei puttanieri. Uomini, dobbiamo tenere alta la bandiera delle nostre virtù, e in virtù di questo non essere virtuosi, ma essere amorosi, calorosi, talvolta animaleschi. Ora non voglio dire porcelleschi, ma... Che stavo dicendo? Mi sono perso. Mi sono perso... tanti anni fa. Ma... mi rialzai e rinacque. L'impeto travolgente di un uomo che vi perdona e vi è clemente. Ora devo fare in fretta. Sono già quasi le 5 e a mezzanotte mi trasformerò. Sì. L'ululato. Uomini, pulite le vostre latrine e non latrate, non abbaiate. Io vi sarò un babau, lo spauracchio. Sì, che di suono onomatopeico, cagnesco, mau mau, non so che dire. Siete rimasti infatti senza parole, siete allibiti e ora vi dovete giustificare per il vostro comportamento, oserei dire, vergognoso. Allibiti, esterefatti increduli, ma non avete alibi. Quale fu il movente che agì nella vostra mente e voi m'attaccaste in passato scriteriatamente? Non lo so. Quel che so che so il falò mio. Fisico. Devo ancora irrobustirmi, sì. Sono un uomo atletico, un uomo della mente dinamica, un uomo che creerà sempre, perennemente, avventure travolgenti. E brillanti. Con questo look, cosa? Stavo dicendo con questa lacca. Con questo look siamo partiti malissimo, ma conserviamo tutto. Non tagliamo niente. Questa registrazione naturale, molto spontanea, autentica, vera, oserei dire veritiera. Non è vero? Ora non è inverno, è estate, fa caldo, ma bisogna proteggersi dagli agenti atmosferici perturbanti le nostre coscienze troppo accaldate, ora gelate. No, andiamo fuori e le chiamo gelato o qualcos'altro, vero donne? Ora, look merenda, no, L-double-O-K, no? La mia capa. Look at me. Ricordate Neil McCauley, De Niro di Hit? Calore. Direi che sono pronto per un'altra avventura, intrepida, poco tiepida, coraggiosa, spericolata. Molto hot di notte. La fronte è grotta. I lupi s'annidano nelle grotte. Che belle gote. Il commissario Falò. Apriamo il video. Si apre la censura. Voglio smentire tante chiacchiere che vengono scagliate contro, io le afferro al volo, così come queste chiavi che lancerò e mancherò la presa. Ah, tante prese per il culo, ma io ci sto, sono autoironico, mi schernite, blandite, addirittura mi schermate. mi oscurate. Mi piace il gioco di scherma. Salve, vi sto parlando, mi state guardando attraverso questo schermo? Eh sì. Io conosco la realtà, me ne immergo, vi fluttuo, circumnavigo il globo mentale più che altro, dei miei dilemmi esistenziali. Ora, io sono bravo a freddare le persone, le freddure. Ieri ha piovuto, un forte temporale, un acquazzone che è stato scagliato dal cielo. E io sono precipitato, no, le precipitazioni atmosferiche. Tempo fa, una ragazza, molto tempo fa, io cominciai a parlare con questa voce un po' stentorea, prima ero taciturno, parlavo a stento, emettevo sibili, suoni, singulti, poi singhiozzavo. Allora, ma nessuno ti ha detto che è una bella voce? No, no, sono onesta, è una bella voce. No, ma ho già recitato dei miei audiolibri, si possono acquistare se tu li volessi ascoltare su Audible. Ma di cosa trattano questi audiolibri da te recitati, di libri da te scritti, giusto? Esatto. Storie di detection, storie di orchi e lupi famelici. Ecco, no, favole per bambini dovresti leggere. Perché? Per questa voce possente, calda, accogliente, s'appaia, col tuo spirito s'appaia, ecco, perché tu, Stefano, appari un po' bambinesco, infantile, quindi dovresti coniugare questi due aspetti e questa, secondo me, è la formula vincente. Favole per bambini, i bambini che avrò con te, giusto? Questa è stata la mia risposta, lapidaria. Lei, stordita, frastornata, rimase eccitata. No? Adesso, a parte queste mie invenzioni, che poi si attengono parzialmente alla realtà, che io trasfiguro, romanzo, poetizzo e filtro con la mia mente, canalizzo, introietto nel mio animo ed espettoro, io aspetto, rispettore, no, le emozioni che questa realtà mi suscita. A volte ne rimango perplesso, sì, lo osservo e mi incanto, catalizzato da un mondo che mi appare orrido, bruttissimo e bellissimo, quindi in entrambi i casi resto stordito, fulminato, accecato da questi due aspetti diametralmente opposti che non si congiungono mai. Andiamo avanti? Andiamo avanti. Sì, è una maglietta verde come quella di Robin Hood. Mi mantengo bene, sapete perché? Qui a Bologna ci sono un sacco di tromboni come Barzola che ti sbattono la porta in faccia se non ti prostri e ti prostituisci, capisci? Ma questa cinta la manteniamo noi. Sono soldi che vanno nelle loro tasche. Da qui che cosa estraggo? Dal taschino nulla. Nulla. Sono ricco. 50 centesimi. Sono i tuoi. Io non credo in questa demagogia. Credo che da qui può partire una grandissima magia. Grazie ai miei magheggi io nella vita volteggio. Ricordate quella battuta di Superfantozzi? Sono Robin Hood, ruba ai ricchi per dare ai poveri. Io non mi comporto però come quel Luke merenda. La prima volta sì. Una volta che ruba ai ricchi, cioè a te, Tu sei ricco, insomma, anche te. Prima ero povero, ora mi sono arricchito. E non voglio più elargire, donare, esternare la mia ricchezza, soltanto regalarvi quella interiore. Ho ragione? Bah, di mio. Capitolo 10. Che festa, che profumo di profetica bellezza. Ed ecco lì tutta la ciurma, insomma, la troupe del film, i marinai, Cecil e Michelle. Michelle era al centro dello spiazzo e ballava come incantata dal ritmo delle onde, sostenuta da una gonna leggera che svolazzava impudica nel candore del suo erotismo attizzante gli sguardi più malandrini e maliardi, mentre Cecil si ingozzava di vino e sciorinava parolacce al ritmo di quel ballo caraibico, soffice come la pelle vellutata della scatenata Michelle, ebbra di una sbornia colossale, e pur sempre fascinosa, così già come nella mia memoria si impresse fin da quando la vidi, stordendomi. Che meraviglia di allucinazione! Tinteggiava di suo fruscio lirico quella musica spronante gli ormoni, che istintivamente mi incitava alla baldoria perfino più scostumata. D'altronde c'eravamo solo noi e nessuno poteva giudicarci. Io al solito, non me ne vogliate, voi che sicuramente di gran sicumera nella vita siete ballerini provetti, lasciai star le danze, pur ammirando quel colossale davanzale. Eh sì, perdonatemi, ero sbronzo e barcollavo anch'io estatico in preda alla buffoneria più innocente del me in quel momento deficiente. Ballammo per circa mezz'ora, ululai perfino, in preda a una barbarica primigenia voglia di vita, e nella sbronza più alterai, non missai, senza remissione di me, perso in quei canti quasi tribali che mi fecero ricordare proprio ciò che domandai a Cecil. A lui, sì, mi rivolsi punzecchiandolo un po', quel panzone. Cecil, ma siamo sicuri che quei selvaggi siano innocui? Ah, sempre a dolerti per qualcosa. Balla e bevi, amico, la notte è lunga. Sì, dalle rilevazioni che abbiamo effettuato sono in sparutissimo numero. E che faremo se quello sparuto numero, come dici tu, ci aggredirà? Ma a tempo debito lo sapremo, e se così sarà, allora spareremo. Impareranno l'educazione quei simpatici figli di Dio miscredenti. Sono un po' preoccupato, è vero. Ho delle strane premonizioni. Ah, sempre qualcosa che ti frulla per la testa, ma ora divertiti, domani incomincerai a lavorare. A lavorare? Beh, certo, altrimenti che ti ho chiamato a fare? Mi devi risolvere il mistero della nube di fumo, rammenti? Ma certo. Sei proprio ubriaco, amico, ora vado di là. Oh, eccoti, Michelle. Dove eri sparito? Michelle, che si era macchiata di vino la lunga veste, così alticcia pareva ancora più bella, e la sua visione mi incantò. Io, morigerato e che spesso mi astengo dalle conversazioni piacevoli, decisi di attaccar bottone, così, su due piedi i miei ballerini alcolici, diciamo, sì. Non mi astenne dal parlare anche a Vanvera, sebbene chiacchierone mai lo sia stato, ora che il vento si era alzato minaccioso. Io così poco adesso astemio da non mantenere più il controllo. Dunque, Michelle, pronta per le riprese? Come ti prepari per un ruolo? Birbante, sono domande che si fanno come primo incontro a una signora. Signora o signorina? E poi questo non è mica un appuntamento al buio. No, non lo è, ma mi fa piacere che ti sia sbloccato. Ballare da sempre, oltre alla recitazione, la mia passione primaria. Non potrei astenermene. Ecco, vedi, negli ultimi anni la mia vita, se di vita si può parlare, è stata pervasa dalla solitudine, ma che solitudine infingarda. Ma si dice infida o infida? Ecco, voglio confidarti, riferiti. Credo proprio che questo viaggio mi ringalluzzirà. Partiamo, sì, per i lidi inesplorati delle nostre anime avventurose. No, non voglio più frenarmi, incastrarmi in patetiche melensaggini da uomo che non sa godersi la vita. Sì, smettila, ma davvero sei un biologo? Sì. Come mai questa professione, oggi come oggi, non tanto di moda? Non lo so. Il non sapere è forse la risposta più sincera ai miei dubbi. Forse perché ero predestinato a non amare la vita di tutti i giorni, invece sono nato per volerne cercare le origini, il senso, scoprire le sue dinamiche nascoste, inabissarmi nell'incognita che da sempre ha ossessionato l'uomo. E quale sarebbe questa ossessione? Un'ossessione, te l'ho detto, per il mistero della vita, come si è originata. Dobbiamo davvero dar retta alle teorie di Miller? Miller? Chi è Miller? Ah, ti spiegherò un altro ballo. A una bella si concede sempre un altro ballo, non credi? Non credo che tu sia bella. No, non lo credo. Credo che tu sia molto bella e che io non sappia affatto ballare. Non fa per me il ballo, ma lo stesso ballo anche se non sono bello. Nonostante la mia battuta abbastanza scontata e facile, lei bellissima, dalle risate si sbellicò. Intanto le nubi s'annerirono e prime gocce irruenti di pioggia fitta precipitarono precipitevolissimevolmente, come il monito di un dio sinistro che forse voleva punire la nostra esuberanza balda, o forse, nonostante io non sia credente, voleva già preannunciarci qualcosa di fatale e nefasto, sicuramente un portentoso evento sventurato, o forse, come avrei appurato, qualcosa al di là dell'umana comprensione, un qualcosa che avrebbe superato il senso della vita nostra quotidiana, dandole un significato inedito, di insuperabile fascino, quanto di magniloquente grandiosità arcana e imperscrutabile, oltre i confini del mondo e poi ancor di abissi cognitivi insondabili, più in là. Smettemmo di ballare repentinamente mentre Michelle, nel frastuono quasi musicale di quel vento alzatosi poderoso, si ripettinò, congedandosi lieta che le baciassi la mano in segno quasi sussidoso e umile di sfrontata, disinibita ammirazione. Che dire, la sua bellezza mi smuoveva ad arditi gesti, ma non interpretateli come schiette avance. Michelle m'affascinava, certo, in modo magnetico, ma ne ero attratto solo da uomo che volesse gustare il manto prelibato, platonico, della sua figura di donna che pareva giustamente al di sopra di quelle polverità, sebbene amicalmente virili di noi uomini, lì a contemplarla e a gioire armoniosamente, idealisticamente, della sua beltà così profumante di nobile, irraggiungibile altezza. Un'attrice, sì, non ancora famosa, ai suoi primi passi in quel mondo pimpante e anche complicato che è il cinema, ma che si elevava dalle altre, così insignificanti, osì per il natural carisma fresco della sua giovinezza pura che di erotismo pungente profumava rifulgente in casta genuinità, di ardore energico, altamente abbagliante, quanto la sua folta e intrecciata capigliatura bionda, in quel boato ora crescente di una tempesta così d'ira piovosa, scagliata dal cielo fremente. Scaldato dal profumo lieve di Michelle, mi riparai quindi subito dall'improvviso avanzante gelo che fece scricchiolar le mie ossa, sgretolando quel calore della festa in un ascendente freddo battente come la pioggia, che scagliandosi sempre più focosa ghiacciò le mie membra, nella ghiacciante ormai ancora svanito, perso e sospeso nel ricordo del dolce fluvio di Michelle. Adesso era davvero ora di tornare a dormire, mentre la tempesta scandiva le sue gocce sfracellanti su questa nave dondolante, lietamente, turbolentemente passeggiante in tal viaggio tanto misterioso, così profondo, così dubbioso. E caddi nuovamente preda dei miei sogni, dei miei incubi.